Il 2020 è stato caratterizzato da una profonda emergenza che ci ha fatto sentire piccoli e inermi di fronte ad una pandemia globale. Oggi, grazie al vaccino, guardiamo al 2021 con la speranza di tornare ad una vita normale, magari con qualche insegnamento. In questi mesi, infatti, ci siamo resi conto della necessità di vivere in luoghi poco affollati e nella natura. Difatti, anche ad esempio, Fuxas e Boeri hanno avviato una spinta ideale volta alla rivitalizzazione dei borghi storici che sono un po' l'ossatura dell'Italia e di cui noi facciamo parte. Per questo noi vogliamo accogliere questa enorme sfida e perché siamo comunque l'alternativa alle periferie urbane. Stiamo lavorando per questo insieme anche ad altri comuni con i progetti delle aree interne volti a riportare i servizi, quelli sanitari, i trasporti, l'istruzione. Continueremo a lavorare al progetto Ruritege, che ha come obiettivo quella della rigenerazione dei territori rurali a partire dal patrimonio culturale e naturale esistente. E quest'anno metteremo in campo diverse azioni su questo, rispetto a questo progetto. Abbiamo avviato una campagna volta a contrastare lo spopolamento con dei bonus, per i nuovi nati e per i nuovi residenti e vorremmo portarla avanti. E inoltre c'è tutto l'insieme delle opere della ricostruzione che partiranno quest'anno. Infatti ci saranno numerosi cantieri che si avvieranno, sia pubblici che privati, e sono certa che questo ridarà fiducia a tutti perché è proprio quello di cui in questo momento abbiamo bisogno. E in realtà dobbiamo guardare avanti col sorriso perché abbiamo un patrimonio importante da salvaguardare e valorizzare, che non è solo quello paesaggistico e architettonico, ma anche il capitale umano di cui disponiamo da sempre.